Carissimi amici, un caro saluto. Mi sono chiesto spesso come poter condividere con chi segue con tanto affetto questo canale e quindi con chi vuol bene e apprezza le penne stilografiche, come possa condividere una delle mie grandi passioni, quella per il jazz. Una condivisione che non fosse invadente e rispettosa per tutti coloro cui magari non piace il genere. Avrò piacere quindi di segnalare al termine di ogni episodio un brano che sarà ascoltabile o raggiungibile attraverso un link postato in descrizione. Tornando alle penne stilografiche, il protagonista di questo episodio è una penna più. È una delle penne più vendute al mondo, se non la più venduta. È una delle penne più imitate al mondo. È una delle penne più apprezzate per il suo design moderno e innovativo. È una delle penne più apprezzate per come scrive. Stiamo parlando della Lamy Safari, una delle penne più recensite al mondo. Ma dato che il nostro è un canale giovanissimo, non avevamo ancora avuto modo di dire la nostra su questa penna tanto famosa, cosa che faremo in questo episodio. La Lamy nasce nel 1930, fondata da Joseph Lamy, un direttore di filiale della Parker in Germania. Pensate che inizialmente il nome della ditta era Hortus. Il nome Lamy viene cominciato ad essere utilizzato soltanto nel 1952. Ciò che ha principalmente decretato il successo di Lamy è il design dei suoi prodotti, che si ispirano al concetto base del Bauhaus, la scuola di design tedesca fondata nel 1919, il cui concetto principale, come anche enunciato dall'architetto americano Sullivan, il cui concetto principale, dicevamo, è che la forma deve essere decisa dalla funzione. L'utile in questo caso si contrappone al bello. Pochi oggetti come la Lamy Safari rispondono in pieno a questo concetto. Basta osservarne la sua clip in tutta la sua stupenda funzionale bellezza. Una clip che somiglia a un fermaglio e che al solo guardarla ci si rende conto che nulla potrà strapparla dalla vostra giacca. La Lamy Safari, questo modello, nasce nel 1980, disegnata dal designer industriale Wolfgang Fabian. La Lamy Safari è realizzata totalmente in ABS, almeno questo modello. Il modello Umbra, oggetto della recensione. Questo modello Umbra nasce nel 1984, ha una finitura opaca ed un colore marrone scuro, molto scuro. Il cappuccio ha un controcappuccio interno che evita il seccarsi della punta. Al vertice ha un tappo che sembra simulare la testa di una vite a croce. Notate la posizione dei bracci della croce. Vi dico subito che la finta vite non è svitabile, mentre pare lo fosse nei primi modelli Safari degli anni Ottanta. Il cappuccio chiude la penna a pressione, con sicurezza. Altrettanta sicurezza il cappuccio la mostra una volta calzato. Il fusto, sempre in ABS, ha alla sua fine un tappo su cui appare la minuscola scritta Germany, mentre su uno dei due lati del fusto appare in bella evidenza il logo Lamy in basso rilievo. Sul fusto abbiamo un altro elemento caratteristico della Safari, le sue due belle, ampie, funzionali finestre che indicano il livello di inchiostro. Nel punto in cui la sezione si collega al fusto è presente una guarnizione O-ring in gomma che consente tra l'altro al cappuccio di chiudere perfettamente la penna. La penna nuova vi verrà consegnata con un anello in cartone tra sezione e fusto, il quale ha la funzione di contenere la cartuccia nel fusto senza che possa essere aperta accidentalmente avvitando la penna. Vi conviene conservare questo anelletto nell'eventualità doveste trasportare penna e cartuccia nuova e ancora chiusa. Nella sezione troviamo un altro elemento caratteristico della Lamy Safari, l'impugnatura ergonomica tipicamente triangolare, che consente una presa ottimale per l'indice e per il pollice. La Lamy Safari si alimenta attraverso cartucce e converter proprietari. Abbiamo provato un converter cinese con un attacco Parker
che ha funzionato senza alcun problema. Il pennino è in acciaio totalmente brunito. Quello in dotazione a questa Umbra ha una gradazione fine. Pennini di altre gradazioni sono comunque disponibili e sostituibili grazie alla loro facile intercambiabilità. Sulla superficie del pennino troviamo la scritta F, la lettera F sta per fine, e in sequenza il logo Lamy. La Lamy Safari misura 14 cm a cappuccio chiuso e circa 16 cm e mezzo a cappuccio calzato. Senza cartuccia ha un peso di soli 14 grammi. In un filmato di repertorio possiamo vederla paragonata a una Kaweco Perkeo e ad una Pelican Twist. Grazie all'impugnatura anatomica e ad una perfetta ripartizione dei pesi, la Lamy Safari è veramente gradevole nell'utilizzo. Per quanto riguarda l'accuratezza costruttiva, la Safari non può che essere promossa a pieni voti. Filettature, particolari di stampa, qualità dell'ABS ne fanno un prodotto di altissima qualità. Passiamo adesso al test di scrittura per il quale utilizzeremo carta Rodia da 90 grammi e l'inchiostro Parker Quinn colore blu. Il test su carta della Lamy Safari punta fine ha consegnato ottimi risultati. Ottima scorrevolezza, adeguata erogazione dell'inchiostro, ottima continuità del tratto, scrittura rovesciata senza problemi, ovviamente poca o punta flessibilità. La Lamy Safari si è confermata essere un'ottima penna e questo si sapeva. Il rapporto prezzo-prestazioni è veramente assai elevato. Ed è molto conveniente. Naturalmente, trattandosi ormai di una icona dello stilografismo, la sua presenza anche in più di un esemplare è caldamente consigliata in ogni collezione che si rispetti. Carissimi amici, l'episodio termina qui, spero vi sia piaciuto. Nel qual caso aggiungete un like e se non siete iscritti iscrivetevi subito per non perdere nessuno dei prossimi episodi. Per quanto riguarda l'angolo jazz, segnalo King of Blue di Miles Davis. Quest'album, se non è la Bibbia del jazz, poco ci manca. L'intero album è ascoltabile al link che vi lascio in descrizione. Buon ascolto e un carissimo saluto.